Il problema è sempre il medesimo, non ci sono i soldi, eppure le persone cercano di dare uno strappo alla regola comprando un regalino per tutti, soldi o meno, solo perché è Natale. Così è stato anche per domenica 19 dicembre, festività sprint, per le ultime compere imbiancate, visto il paesaggio invernale che si presentava in Alta Valle Seriana. Sto cercando un regalo per il nipotino. Qualcosa di utile? Di divertente, più che altro, visto che c'ha un anno. È diventato un Natale da consumismo e io sono contrario completamente. Molto sinceramente sono stufo di questa storia, si potrebbero spendere in un modo un po' più intelligente i soldi. Abbiamo cercato anche noi di ottimizzare, ma io ho regalato, come faccio quasi sempre, qualche buon libro, poi abbiamo preso un paio di tazze con delle frasi di qualche scrittore, insomma, e poi un po' di, abbiamo preso un po' di cose alla fiera di Milano, all'artigianato in fiera, soprattutto robe alimentari. Che quella, diciamo, non si sbaglia mai. La cosa più bella è fare un regalo e sapere di rendere felice chi lo riceve, o perché si regala qualcosa di tanto atteso, oppure perché si riesce a sorprendere con un dono del tutto inaspettato. Ho già tutto fatto, figurati che da Marsala arrivo qua stamattina, ho fatto il regalo alla mia famiglia. Più di così, più tardi parto, vado negli Emirati, ho fatto abbastanza. Quest'anno è un anno particolare, come può vedere, e quindi abbiamo altri pensieri per la testa. Veramente non vi faremo più i regali, vero? È venuta Santa Lucia, basta. L'ho già fatto anche ieri per le mie figlie, ho comprato dei vestiti e anche altri regali di giocattoli. Tuttavia trovare il regalo giusto per una persona cara può non essere sempre così semplice. Fidanzato hai già pensato? Già fatto, non si può dire però cosa io ho preso.